formella di legno con una decorazione floreale intagliata è stata ritrovata in via San Giuseppe durante i servizi di ricerca avviati dai carabinieri di Firenze, appoggiata alla cancellata del museo della stessa Basilica di Santa Croce e avvolta in un panno nero. Il furto era stato scoperto ieri. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza si vede un uomo che, stamani, intorno alle 4, deposita il pacco con la formella e poi si allontana. Indagini sono adesso in corso per identificarlo, mentre la formella è stata restituita alla Basilica. Il pannello 80 cm x 30 è stato staccato integralmente dal suo alloggio. La formella è fissata al portone con dei chiodi che i ladri potrebbero aver staccato dai punti di fissaggio. La porta è originale, realizzata prima per il Duomo di Firenze. Fu poi deciso di riadattarla e reinstallarla nella Basilica di Santa Croce, a cui fu donata nel 1903. L'allarme per la presenza dell'involucro è stato dato da una guardia giurata nel giro di perlustrazione. Ora i carabinieri sono al lavoro anche per rilevare le impronte digitali. Secondo i responsabili della Basilica di Santa Croce, la formella, che è di legno, ad una prima analisi è apparsa in buono stato. L'autore, evidentemente resosi conto di ciò che aveva fatto, ha fatto sì insomma, che il recupero avvenisse anche in maniera integra dell'opera, senza che riportasse danni particolari. Siamo all'opera con i colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze per risalire anche all'identità dell'autore, e attraverso anche i rilievi papillari che speriamo di trovare al più presto sul reperto. Sono stati chiesti proprio in seguito a questo furto maggiori controlli in Santa Croce? Sì, diciamo che la piazza chiaramente sarebbe impossibile pensare che in qualsiasi momento, in qualsiasi punto della piazza ci fosse un operatore delle forze dell'ordine, ma confidiamo anche attraverso i sistemi di videosorveglianza e non ultimo anche con l'ausilio dei cittadini, i quali laddove dovessero vedere qualsiasi movimento sospetto o qualcosa di anomalo, li invitiamo sempre, come sempre, ad attivarci, a chiamare il 112.